Bentrovati amici di Teleregione, bentrovati amici di Fuori dal Coro, il nostro consueto appuntamento di approfondimento delle tematiche più rilevanti che riguardano il nostro territorio. Naturalmente in questi giorni non possono mancare gli appuntamenti che vanno a interessarsi alle vicende più direttamente riguardanti le elezioni amministrative. Mancano davvero pochissimi giorni al 10 giugno all'appuntamento con le urne che vedrà interessate città a noi vicine come Bisceglie, come Margherita di Savoia e come il capoluogo della provincia di Barletta-Andria Trani, ovvero Barletta. E proprio di Barletta andiamo a parlare in questo appuntamento che vede qui con noi ben tre ospiti rappresentanti della lista Forza Barletta, inserita nella coalizione del Buon Governo al fianco del candidato sindaco Cosimo Cannito. Vado subito a presentare quelli che sono i nostri ospiti di oggi. Parto da Giovanni Ceto, buonasera. Buonasera. Da Angelo Maldari, buonasera. E Buonasera. da Tonio Di Cuonzo. Buonasera. Sono qui con noi, quindi i nostri tre ospiti sono tutti e tre candidati al Consiglio Comunale di Barletta, come detto. Nella lista Forza Barletta, con loro parleremo un po' di quella che è stata, di quella che è la campagna elettorale, di come ci si avvicina quindi all'appuntamento con le urne. Io partirei subito da Giovanni Ceto, chiedendogli, insomma, domanda che poi estendo anche agli altri ospiti, siamo alle battute finali, che campagna elettorale è stata, che campagna elettorale, ha vissuto? La campagna elettorale è un po' come gli altri, sempre difficili, le amministrative sono sempre difficili. Certamente è sempre bello confrontarsi con la gente, parlare, chiedere il consenso elettorale, ascoltare i loro problemi, però molte volte ci si scontra un po' con la logica del voto alle amministrative, che è quella del voto clientelare, del voto legato al favore personale, eccetera. E quindi, se da una parte i cittadini sicuramente sono stanchi, sono un po' delusi dalla politica, e questo è effettivamente anche colpa un po', della politica, di chi ha fatto politica in questi anni, di chi ha amministrato la città in questi anni, però poi, ovviamente, ci si accorge che la città è sempre legata, è sempre vincolata da queste logiche del voto. Ti do il voto, ma in cambio cosa mi dai? In cambio, insomma, si chiede sempre il favore personale, si chiede sempre qualcosa in cambio. Ah, per quanto riguarda, diciamo, il discorso sempre della campagna elettorale, come ha detto Giovanni, per quanto riguarda la mia persona, ho riscoperto il porta a porta, quindi il contatto diretto con le persone, con i cittadini che comunque sono stanchi, molto delusi dalla passata amministrazione. Quindi questo entusiasmo legato proprio al fatto di vedere volti nuovi, giovani, anche persone molto preparate che si presentano e che come me e come sicuramente anche Antonio sono ben accolte. Per quanto riguarda il resto, sicuramente c'è un clima che io vedo più sereno rispetto alle passate amministrative, anche se per me è la prima volta correre in campo come candidato al Consiglio Comunale, e credo che questo sia anche dovuto all'evento nazionale che finalmente si è avuto un governo. Perfetto. È questa la mia prima effettivamente campagna elettorale in cui scendo in campo in prima persona, quindi chiaramente lo sto dicendo un po' a tutti, è sempre diverso quando scendi in campo
tu stesso. Le campagne elettorali sono belle, sono una sfida, quindi chiaramente come tutte le sfide, come tutte le competizioni, bisogna appunto prenderle in maniera sportiva, bisogna andare a trovare tutti, bisogna effettivamente cercare di convincere la gente a darti il proprio consenso, a darti la propria fiducia. La mia, nello specifico, presumo sia una campagna elettorale cominciata con largo anticipo, cioè già negli anni precedenti ho cercato di costruire qualcosa affinché poi alla tornata elettorale l'elettore si fosse potuto, insomma, ricordare di quello che è stato fatto nel bene e nel male e chiaramente decidere a chi dare la propria fiducia, il proprio consenso. Perfetto, abbiamo parlato quindi un po' di quello che è stato, il vostro percorso fin qui. Mancano ancora, l'abbiamo detto più volte, le ultime battute che poi comunemente vengono considerate le più importanti della campagna elettorale. Quali sono i punti sui quali, parto sempre da Giovanni Ceto, avete battuto nel confronto con i cittadini? Noi, come diceva Di Conso, noi negli ultimi 5 anni, pur al di fuori del palazzo di città, del Consiglio Comunale, abbiamo continuato a fare attività politica, abbiamo continuato a stare tra la gente con tante iniziative, Forza Italia nei quartieri, l'impegno per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, tante iniziative abbiamo fatto e siamo stati un po' più vicini ai problemi della gente, abbiamo ascoltato, abbiamo parlato, abbiamo cercato di capire quali sono le esigenze della città e dei cittadini. Oggi cosa chiede la gente? Perché è ovvio che noi stiamo cercando di assecondare un po' quelle che sono le esigenze dei cittadini, le esigenze di questa città. Quali sono le esigenze dei cittadini barlettani, di Barletta? C'è tanto da fare, tantissimo, a cominciare dalle strade, a cominciare dal problema dell'ambiente, il problema del lavoro, c'è tantissimo da fare. E questo è dovuto anche un po' all'inerzia dell'amministrazione comunale, di quelle che sono state le amministrazioni comunali negli anni passati, che hanno fatto poco quanto niente, insomma. E quindi qual è la percezione della gente, no? Cosa chiede la gente? Chiede che finalmente ci sia un'amministrazione comunale che comincia a occuparsi di problemi concreti della città. C'è tantissimo da fare, ripeto, non c'è una cosa in particolare di cui doversi occupare, sicuramente ci sono delle priorità, ma c'è tantissimo da fare. E quindi noi oggi ci presentiamo con questa nuova coalizione. Noi, insomma, la gente lo sa, abbiamo sempre militato nel centrodestra, oggi abbiamo sposato un po' quello che è il progetto di Cannito, il progetto del buon governo, e con un programma che non ha sfumature ideologiche, un programma di cose pratiche, di cose, diciamo, per la città. In altri termini, con Cannito ci siamo detti: se in città c'è bisogno di sistemare le strade non è né di destra né di sinistra. Noi vogliamo occuparci dei problemi concreti della città per rilanciare questa città. Questa città che sino a metà anni 90 era un po' il punto di riferimento di tutto il Nord Barese, oggi purtroppo è il fanalino di coda, perché ovviamente se ci rapportiamo ad altre città come Andria, Biceglie, Molfetta, ci accorgiamo che queste città negli anni hanno fatto grossi progressi, ma noi siamo rimasti un po' al palo. E quindi c'è bisogno davvero di sbracciarsi e di cominciare a lavorare per questa città. Abbiamo visto nel candidato sindaco Cannito una persona determinata, una persona tenace, una persona che è sempre stata all'opposizione, quindi una persona che sicuramente non ha firmato cambiali con nessuno, è una persona che vuole impegnarsi per il bene della città così come vogliamo fare noi. E quindi per questo motivo dicevo,
la gente è stanca e quindi noi rappresentiamo sicuramente una rivoluzione oggi, no? Una coalizione civica di forze trasversali, se vogliamo, che vogliono occuparsi, diciamo, per il bene della città, di fare iniziative per il bene della città. Quindi, diciamo, un invito anche ai cittadini, prima di tutto ad andare a votare, perché molti sentiamo che per protesta non vogliono andare a votare. In realtà non è questa la protesta. Bisogna andare a votare, bisogna votare persone, non gli affaristi della politica perché li conosciamo tutti, bisogna votare persone serie, pulite, competenti, questa deve essere la valutazione. Quindi un voto consapevole. Così si può fare la rivoluzione a Barletta, così si possono cambiare le cose. E oggi noi ci presentiamo come alternativa a chi ha sempre governato questa città, a chi ha sempre amministrato la città, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, che stiamo vedendo tutti quanti. Ci presentiamo come alternativa al PD, che soprattutto è stato, diciamo, quel partito un po' che è causa un po' dei mali della politica barlettana, con le loro beghe interne, eccetera. Siamo alternativi alla sinistra, ci presentiamo come alternativa. Ecco, chiediamo un po' il consenso alla città per avere finalmente un cambiamento nella nostra città, per avere finalmente un'amministrazione comunale che si interessa e si occupi dei problemi concreti di questa città. Ecco. Per quanto invece riguarda voi, siete alla prima esperienza, anche magari in base a quello che è il vostro bagaglio, di cosa avete parlato con i cittadini, su cosa avete posto l'attenzione? Allora, innanzitutto, come diceva Giovanni, bisogna andare avanti dare ai cittadini la normale amministrazione, cioè, perché a Barletta abbiamo avuto 5 anni dormienti, cioè un'amministrazione proprio dormiente. Le tematiche più importanti per quanto mi riguarda sono quelle della riqualificazione delle periferie, perché ripartire dalle periferie è una priorità, è sotto gli occhi di tutti l'immondizia per strada. Quindi avere maggiore attenzione, educare anche i cittadini, perché qualcuno sicuramente va a riversare in strada questi rifiuti. Poi mi occupo e sono il presidente del comitato spontaneo Pro Villa Bonelli, quindi una sfida importante che fa parte anche delle periferie è la riqualificazione di Villa Bonelli, che è un patrimonio storico, culturale ma anche botanico dell'intera città di Barletta. Sponsorizzare maggiormente questa villa, che l'ho definita la villa più bella, ma poco conosciuta anche dagli stessi barlettani. Molto importanti sono le politiche sociali. L'Italia intera, che attraversa un momento particolare, molti della mia generazione sono, ahimè, purtroppo senza lavoro, e avere un punto di riferimento in città è sicuramente molto importante, perché magari è proprio il nostro vicino che ha bisogno di aiuto e non ce ne accorgiamo perché non ha il coraggio neppure di chiedercelo. Molto importante è sicuramente il ruolo della donna, quindi sempre nelle tematiche sociali, perché non deve trovarsi a scegliere se lavorare o costruire una famiglia. Le barriere architettoniche, che sono ancora presenti, anzi a maggior ragione con l'eliminazione del passaggio a livello di via Milano, ci rendiamo conto che andando al sottopassaggio c'è questa difficoltà legata anche alla mancanza di una semplice rampa. Sono molti sia i disabili sia gli anziani che con la bicicletta in mano scendono il sottopassaggio e risalgono dall'altra parte. E poi, come dicevo all'inizio, bisogna ripartire dalle piccole cose, quindi le buche per strada, i marciapiedi, che sono, ahimè, in alcuni casi molto dissestati. E poi molto importante sarebbe rilanciare
proprio Barletta, con eventi legati anche all'estate barlettana. Non ci dimentichiamo che l'estate barlettana era invidiata dai nostri comuni limitrofi. Questi comuni oggi ci hanno superato, mentre Barletta è rimasta non uno ma due passi indietro. E se la movida è cresciuta, la si deve soprattutto agli esercenti, a cui bisogna dire grazie, perché sono loro che hanno mantenuto in vita la piccola grande economia legata al turismo, chiamiamola così. Queste sono le tematiche che, per quanto mi riguarda, sono quelle principali che porterò avanti. Perfetto. Di Ponzo. Giovanni ha utilizzato una parola prima, concretezza. Concretezza è proprio la parola che ci siamo detti già negli anni passati e continuiamo a dirci, è quella sulla quale effettivamente vogliamo fondare il nostro programma, perché poi la nostra altro non è che una squadra. Per anni gli elettori, i cittadini si sono lamentati, hanno detto i soliti politici, le solite persone, le solite facce. Questa volta effettivamente in campo ci sono molte persone, c'è un mix tra volti già annuti e invece gente come noi che già da tempo si interessa di politica, ma per la prima volta si sta affacciando alle elezioni come candidato. Quello che abbiamo fatto per fortuna resta, c'è traccia. Personalmente, e anche insieme a Giovanni Cito e al partito, alla lista da quale faccio parte, ci siamo interessati in passato di cose concrete, cose che effettivamente interessano i cittadini. Penso su tutti alla denuncia che abbiamo fatto in più trasmissioni, su più giornali e anche protocollata al Comune, relativa allo stato in cui versava il sottovia Alvisi. Una denuncia fatta con ben 2 anni di anticipo rispetto a quella poi famosa caduta di Calcinacci che c'è stata, dove si è urlato, diciamo, allo scandalo. L'avevamo fatto, l'avevamo detto, non eravamo stati ascoltati. L'avevamo detto a più riprese. Personalmente mi sono battuto fortemente per la riapertura del parco giochi di Via Chieffi, un parco giochi che era chiuso da tempo, un parco giochi che è stato ricostituito in maniera lentissima, ed è stata questa una spinta importante, una spinta per dare effettivamente una risposta alla città, a chi in quella zona ci abita, ai bambini di quella zona che purtroppo una volta arrivati al cancello del parco giochi non potevano andare a divertirsi, non potevano far trascorrere tempo con i propri genitori. Tante altre sono le cose che sono state fatte. Per fortuna siamo nell'epoca dei social, perché la politica adesso si fa anche sui social network, noi siamo giovani e lo rimarchiamo, c'è traccia di questo, abbiamo chiesto più volte e abbiamo ottenuto quantomeno la ricostituzione del manto stradale, ma piuttosto che l'eliminazione di vere e proprie discariche a cielo aperto, e penso alla zona 167, che è davvero uno spettacolo indegno e indecoroso quello che si presentava sotto gli occhi dei cittadini prima che effettivamente a più riprese denunciassimo e chiedessimo la pulizia di quelle zone. Tante altre sono le cose che vogliamo fare. Per quanto mi riguarda, vorrei che ci fossero più spazi e più aree verdi, soprattutto con un occhio di riguardo rivolto ai ragazzi disabili, perché davvero in questa città non ci sono spazi dedicati a questi ragazzi. E la disabilità non deve essere veramente una differenza. Sembra retorica, ma effettivamente è così. Se giriamo Barletta è una vergogna. C'è una giostrina per disabili al castello chiusa da tempo. Delle transenne, tra l'altro pericolose, in un'area giochi. Diciamo, basta guardare e le parole neanche servono. Tante altre poi sono le cose che si vorrebbero fare. Penso a ridare a Barletta un canile sanitario dignitoso. È una problematica questa importante. Si parla tanto di adozione, ma cosa si fa effettivamente per far adottare questi cani? Non si fa nulla, non si organizzano delle giornate a tema, non si portano questi cani nelle piazze affinché le famiglie possano adottarli vedendoli, non si fa nulla. E un'ultima cosa, in questa campagna elettorale, come in tutte le campagne elettorali che abbiamo fatto, la parola ricorrente, come si diceva prima, come si accennava, è posto di lavoro, o meglio promessa di posto di lavoro. Io penso che il cittadino sia stanco di essere preso letteralmente in giro, posti di lavoro a 30 giorni, posti di lavoro a scadenza, posti di lavoro che scadono il giorno dopo le elezioni, posti di lavoro che non avranno mai. Allora, il posto di lavoro non deve essere promesso. Si deve cercare di creare posti di lavoro, si deve cercare di fare rivivere una zona industriale che veramente sta morendo.
I capannoni della zona industriale, delle zone industriali di Barletta, stanno diventando veramente un costo per chi ce li ha. Cioè, chi ha questi capannoni, chi ha investito in questi capannoni, paradossalmente in questo momento è povero, perché da anni paga, ma non li affitta, perché non c'è una cittadella del commercio, non c'è niente in questa città. Per poter affacciarsi e vedere effettivamente come dovrebbe funzionare una vera e propria zona industriale, che tra l'altro nell'ultimo periodo poi ha subito una riconversione a zona commerciale, quindi potrebbe essere sfruttata in questo senso, ci dobbiamo allontanare di 30 km e andare a Molfetta. Quindi a Barletta chiaramente non far crescere e non dare un po' di ricchezza ai commercianti barlettani, ma dobbiamo sempre andare fuori. Perfetto, stiamo avviando alla conclusione. È una domanda unica che io posso porre anche a uno solo di voi tre. Voi avete un passato di militanza, Gianni Cito è il coordinatore di Forza Italia, Maldaric ha un passato comunque di militanza negli organismi giovanili, abbiamo il coordinatore di Forza Italia Giovani, un passato quindi evidentemente di centrodestra, che va a inserirsi in una coalizione civica dove il candidato sindaco, sua stessa missione, non ha mai negato, ha una storia socialista. In una battuta, cosa vi ha accomunato per convergere poi in questa coalizione del buon governo? È stato detto prima, la determinazione di offrire alla città un'alternativa. Un'alternativa a un PD che l'ha sempre fatta da padrona nella nostra città. Quindi il nostro impegno, uno che fa politica lo fa per poter fare qualcosa, per poter concretamente fare qualcosa per la propria città, per i propri concittadini. E quindi oggi noi del centrodestra siamo da sempre all'opposizione, così come lo è stato in realtà il candidato sindaco Cosimo Cannito. Vogliamo veramente occuparci di avere la possibilità di fare concretamente qualcosa per la città. E quindi abbiamo deciso di fare assieme, diciamo, di costituire assieme una coalizione, che è quella del buon governo, con un programma condiviso. Un programma condiviso di cose pratiche, di cose concrete per la città. E noi, diciamo, inizialmente c'è stata un po' di diffidenza, ovviamente, poi in realtà abbiamo visto, abbiamo verificato che gli obiettivi sono, diciamo, sono univochi, sono gli stessi con Cannito e con le altre forze politiche, civiche, più che politiche, che sono nella stessa coalizione. Ecco, noi, come si è detto prima, da anni, anche al fianco del nostro senatore Dario Damiani, ci stiamo occupando concretamente, pur al di fuori del Consiglio Comunale, al di fuori della maggioranza, abbiamo fatto tanto con il nostro impegno e senza veramente alcun interesse personale. Senza veramente alcun interesse personale, ci tengo a sottolinearlo. E abbiamo fatto tanto, io stesso, insomma, con tutta la squadra, tante iniziative, abbiamo portato diverse delegazioni di cittadini a parlare con il sindaco per esporre i problemi della città, i problemi delle periferie. Ovviamente sono rimaste lettere morte. Mi sono occupato personalmente, ho raccolto oltre 700 firme per il trasporto pubblico nella zona industriale, lavorando nella zona industriale di Barletta, un po' vivo le problematiche delle aziende, delle imprese e dei lavoratori. Rapidamente, perché veramente siamo in chiusura, sì. Un appello finale, perché votare per Forza Barletta, perché votare per Giovanni Cito, Angelo Maldari e Tonio Di Ponza? Ecco, Forza Barletta è una lista civica formata al 50% di uomini e donne, una lista civica di persone giovani, nuove, pulite, concrete, che
che hanno capacità e hanno la volontà di mettersi al servizio della città. Noi vogliamo che i cittadini barlettani possano essere orgogliosi della propria città, tornino ad essere orgogliosi della propria città, della nostra Barletta. L'appello al voto, per quanto riguarda la nostra lista, è, come abbiamo sempre detto, è quella del buon governo, quindi mi riallaccio a tutto quello che è stato detto, quindi una lista fatta di giovani, concreti e professionisti. Quindi il nostro voto è un voto sicuramente un voto utile. Tony Conso. La frase più in voga in questi giorni è: sono tutti uguali, non andiamo a votare. Molti stanno dicendo così. Io mi sento veramente di dire che è sbagliato, ma non perché ci sto dentro, perché è realmente così. L'ha detto qualche tempo fa proprio il nostro candidato sindaco Mino Cannito. Dice: ci sono tanti candidati, è vero, ma questa volta più che le altre volte i cittadini barlettani hanno la possibilità veramente di poter scegliere a chi dare la propria preferenza, se scegliere le solite facce o se scegliere gente nuova, gente che si sta interessando fattivamente della politica a Barletta. Non andare a votare significa semplicemente far vincere gli stessi, perché chi ha i propri clientelismi e chi ha le proprie clientele continuerà tranquillamente a prendere i propri voti. Sono i voti di chi non va a votare che possono e devono cambiare questa città. Perfetto, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Giovanni Cito. Grazie a voi. Ringrazio Angelo Valdari e ringrazio Tonio Di Grazie Conzi. A voi. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito questo appuntamento con Fuori dal Coro dedicato ai candidati al Consiglio Comunale di Forza Barletta, della lista Forza Barletta, Giovanni Cito, Angelo Maldari e Tonio Di Conzo, inseriti, come detto, nella coalizione del Buon Governo al fianco del candidato sindaco Cosimo Cannito. Adesso è veramente tutto, io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.